Ciao a tutti, benvenuti in questo tutorial riguardante gli effetti. Per fare questo test ho deciso di utilizzare DSP4, un software creato da Stefano Daino, un editor audio per Mac, ma che questa volta utilizzerò come host per plugin VST. In particolare oggi ci occuperemo di Fission, nuovissimo plugin di Eventide, e su come applicarlo all'interno, per esempio, di una catena effetti in tempo reale sulla chitarra. Nel mio caso specifico ho inserito la chitarra all'interno della scheda audio e farò in modo di far passare il segnale attraverso DSP4 con l'input recorder che viene dato di serie. Mettiamo il monitor. Ecco la chitarra che entra. Nella sua catena effetti inserirò innanzitutto un simulatore di amplificatore, in questo caso utilizziamo il Guitar Rig di Native Instruments, e scegliamo un preset di quelli già presenti all'interno degli amplificatori. Cerchiamone uno Clean Jazz Chorus. Eccolo qua. Perfetto. Il volume non è alto, altissimo, per cui possiamo o alzarlo all'interno del plugin attraverso il preset volume, diamo 12 dB, oppure attraverso l'ingresso della scheda audio. Aggiungiamo nella nostra catena effetti Fission di Eventide. VST, Eventide. E già sentiamo il suo effetto. Che cos'è Fission? Fission è un plugin in grado di elaborare l'attacco, quindi il transiente della nota che entra all'ingresso, la struttura della parte subito dopo il transiente e l'effetto di riverbero o delay che possiamo aggiungere a fine catena. Abbiamo a disposizione compressore, pitch, per creare appunto effetti estremamente particolari. Quello che utilizzo più spesso è comunque un effetto di bowing. Prendiamo un preset qualunque, andiamo su Transient Space e modifichiamolo. Togliamo. Questo è l'effetto presente. Allora, innanzitutto togliamo l'attacco del transiente con un gate. Eccolo qua. Mettiamo un po' i bassi. Togliamo gli alti un peletto. Perfetto, abbiamo già un risultato più che accettabile. Dopodiché andiamo nel nostro structure per aumentare il bowing e aggiungiamo invece di un compressore un riverbero. Mettiamo il mix, il decay fino a 7, size più ampia, uno shaping più basso. Eccolo qua. Diamo un po' di gain. Questo è quello che volevo ottenere. Ovviamente la praticità di utilizzare DSP4 in questo caso è di non influenzare la DAW, quindi con una latenza ulteriore data dal Guitar Rig suonato in tempo reale e dall'Eventide in tempo reale. Ed è ovviamente utilizzabile anche live. Le possibilità offerte da Fission sono ovviamente molto più ampie. Questo è simile a quello che ho fatto poco fa. È applicabile ovviamente anche all'interno della song, lo vedremo nei prossimi tutorial, per analizzare appunto cosa crea, per esempio sulle batterie o sui bassi, oltre che sulla chitarra come in questo momento. Spero di avervi incuriosito, ci rivediamo presto con altri tutorial riguardanti plugin Eventide. Ciao a tutti da JGR Studio.